Va bene, buongiorno a tutti. Allora, vi parlerò oggi del modello cognitivo e diciamo anche degli aspetti anche più terapeutici legati al trattamento dell'ansia. L'ansia è un problema di enormi dimensioni, un problema non solo diciamo sanitario, ma anche direi sociale. E diciamo, in questo particolare periodo storico ne notiamo anche un po' le conseguenze a livello sociale, economico. Iniziamo da qualche citazione letteraria e filosofica. Iniziamo da alcuni proverbi cinesi. I cinesi già, diciamo, in tempi antichi avevano poi individuato il problema dell'ansia. Ecco, allora, c'è questo bellissimo proverbio cinese che io cito spesso, che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa, non potete impedirlo, ma potete evitare che vi costruiscano un nido. Cioè, c'è una differenza tra quella che in terapia cognitivo-comportamentale chiamiamo una sana preoccupazione delle cose, è un'ansia patologica. Cioè, la sana preoccupazione sono questi uccelli che ogni tanto, come dice il proverbio, girano sulla testa, no? E ce ne sono tanti. In ogni area della vita, siamo effettivamente circondati da minacce, ripeto, in questo particolare momento storico lo vediamo. Però c'è sempre una differenza, c'è sempre un gap tra preoccuparsi delle cose e sviluppare un disturbo d'ansia. Questo, diciamo, è il primo concetto importante nella terapia, in particolare di orientamento cognitivo-comportamentale. Altro proverbio cinese che mi piace molto: è difficile riconoscere un gatto nero in una stanza buia, soprattutto quando il gatto non c'è. Una delle caratteristiche dell'ansia è che si cerca continuamente, appunto, gatto nero, e però il gatto nero non c'è il più delle volte. Cioè, ci si preoccupa di cose che o non esistono ancora, oppure riguardano, diciamo, delle situazioni, che vengono anche un po' esagerate, se vogliamo. Quindi un aspetto che caratterizza l'ansia è questa propensione a rimuginare intorno al futuro. Violiamo un assunto fondamentale: la nostra mente non è programmata, non è fatta, non è stata creata per fare previsioni più lunghe, diciamo, di 2 o 3 ore, forse stasera, forse domani. Il problema dell'ansia è che si fanno delle previsioni a lunghissimo termine. Potrei forse ammalarmi, potrei forse morire, potrei, non so, finire in bancarotta. Io poi, voglio dire, tratto diversi disturbi d'ansia, ne vedo davvero preoccupazioni anche parecchio slegate dalla realtà, quindi non solo legate, diciamo, a motivi di sana preoccupazione. Altro proverbio, questa volta non si sa bene se cinese oppure, diciamo, una frase di Aristotele: se c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Se non c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Cioè, fondamentalmente qui si evidenzia un meccanismo che è alla base dell'ansia, che è il rimuginio. Oggi sempre più studi hanno evidenziato come alla base dell'ansia patologica vi sia un continuo e incessante pensiero, che cerca di analizzare ogni possibile variabile legata a minacce reali o presunte, per anticipare ogni possibile soluzione. Ovviamente si tratta di una soluzione che acuisce il problema più che risolverlo, quindi è la classica soluzione che peggiora il problema. L'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento ma non avanzi di un passo. Questo è l'aspetto comportamentale. L'ansia blocca le persone, non le porta ad assumere un'ottica problem solving. Quindi, casomai si adottano dei comportamenti cosiddetti compulsivi, cioè ripetitivi, per esempio dei controlli. Ci sono pazienti, per esempio, che hanno
il dubbio ossessivo di lasciare la porta di casa aperta e stanno lì a controllare continuamente. Però questa non è una soluzione del problema, è un comportamento compulsivo, cioè in pratica ci si blocca, ci si ferma nel ripetere sempre le stesse cose. Questo è un effetto deleterio dell'ansia patologica. La mia vita è stata piena di terribili disgrazie, la maggior parte delle quali non è mai accaduta. Anticipiamo, come in questa frase di de Montaigne, anticipiamo continuamente delle catastrofi nell'ansia, delle sciagure che per lo più non si verificano. E se si verificano, spesso avvengono da fonti che sono diverse da quelle che noi anticipavamo, no? È molto frequente, no? Mi capita spesso che ci siano dei pazienti che hanno un rimuginio continuo su una possibile catastrofe, per esempio di ammalarsi, no? E poi non si accorgono che il pericolo arriva da un'altra parte, non so, attraversano la strada e non fanno attenzione alle strisce. Quindi è un po' questo il meccanismo, cioè l'ansia ci prende e ci distrae poi effettivamente poi dalle cose importanti della vita. L'ansia non ci sottrae il dolore di domani, ma ci priva della felicità di oggi. L'ansia è contraria a quello, poi ci saranno dei colleghi che parleranno sicuramente della cosiddetta mindfulness, no? L'ansia è esattamente l'opposto, cioè la mindfulness è vivere nel presente, cioè essere consapevole delle cose che delle cose che facciamo, della nostra vita, diciamo anche delle cose belle, no? E invece siamo lì a anticipare le catastrofi future. Quindi è come una, diciamo, è come se la mente in qualche modo andasse in un luogo che non esiste fondamentalmente, e mentre siamo presi da preoccuparci di queste cose, evitiamo di vivere nel presente. Va bene, aspetto con ansia che l'ansia passi, poi vi potrei fare tutta una raccolta di vignette di Snoopy, Charlie Brown, eccetera. Questo è il segreto della vita, rimpiazzare una preoccupazione con un'altra, era un tema, diciamo, molto. La paura del pericolo è 10.000 volte più spaventosa del pericolo vero e proprio. Quando si presenta di fatto davanti ai nostri occhi, è l'ansia, una tortura molto più grave da sopportare che non la sventura stessa per la quale siamo in ansia. Io tratto molti pazienti ipocondriaci che, quando sfortunatamente si presenta una malattia, se si presenta, eccetera, sono tra le persone più coraggiose nell'affrontare la malattia. Il problema dell'ansia è che è legata a qualcosa che non esiste ancora, è al dubbio ossessivo che questa cosa possa accadere. Non è tanto sul pericolo, sulla minaccia in sé. C'è una differenza quindi tra ansia e paura. Io posso avere paura di una malattia che sto vivendo, che sto affrontando, però questo comunque è un problema diverso dal temere un qualcosa di indefinito che non so bene da dove possa provenire. Sono più le cose che ci preoccupano che quelle che ci danneggiano, e noi soffriamo di più per il timore che per la realtà. E questo è Seneca. Diciamo, il tema dell'ansia è molto, diciamo, antico, non solo la tradizione filosofica orientale, ma anche quella occidentale. C'è tutta una tradizione, lo stoicismo romano in particolare, filosofi come Epitteto, Marco Aurelio, Seneca. Vi parlo di queste cose perché la terapia cognitivo-comportamentale ha un forte radicamento sulla filosofia, cioè in particolare sulla filosofia di autori come, di filosofi, scusate, come Epitteto, Marco Aurelio, Seneca, che hanno ispirato il lavoro di Albert Ellis, che è stato il fondatore del primo orientamento cognitivo-comportamentale negli anni 50, che era la terapia razionale emotiva comportamentale. Poi Aaron Beck si è ispirato a Ellis e 10 anni dopo ha sviluppato le basi dell'approccio cognitivo-comportamentale. Ma come possiamo considerare l'ansia? Allora, l'ansia, diciamo, nella sua funzione normale,
un segnale, cioè può essere vista come appunto un'emozione. Le emozioni sono dei segnali che ci permettono di anticipare dei pericoli. Quindi fondamentalmente se io mi trovo in un luogo sconosciuto sono in ansia perché effettivamente potrebbe, cioè, in una strada buia di notte potrebbe spuntare qualcuno. Questo, quindi l'ansia può avere una funzione adattiva, può avere una funzione, diciamo, che mi aiuta a leggere la realtà. Quindi fondamentalmente il concetto qual è? Che io inizio a aumenta il battito cardiaco, inizio a sperimentare tutta una serie di espressioni, sensazioni fisiologiche, quindi battito accelerato, sudorazione, tensione, difficoltà di respirazione, tremolii, tensione muscolare, eccetera. Perché queste cose? Perché ho una scarica di adrenalina in quel momento che ha la funzione di attivarmi, cioè i muscoli si tendono, il battito del cuore aumenta per aumentare il flusso sanguigno. Perché? Perché devo essere pronto per affrontare la minaccia, quindi per combattere o per fuggire fondamentalmente. Questa è la funzione dell'ansia. Quindi diciamo fondamentalmente l'ansia ci aiuta a prepararci a potenziali minacce. Naturalmente, quindi essendo un'emozione, ha dei, diciamo, correlati sul piano sicuramente cognitivo, sul piano corporeo, sul piano comportamentale, sul piano relazionale. Il problema qual è? Che quando questi correlati assumono una forma eccessiva e sono slegati, diciamo, da minacce concrete, a questo punto, voglio dire, si sviluppano dei veri e propri disturbi. Si sviluppano delle situazioni per cui, diciamo, l'ansia perde quella funzione adattiva e diventa un disturbo. Allora, se noi distinguiamo diverse forme di disturbi d'ansia. Adesso non, diciamo, ovviamente non abbiamo tempo per parlare di tutte le tipologie d'ansia. Mi limito a dire che se, diciamo, se è la componente cognitiva quella, diciamo, particolarmente attivata, potremmo avere un disturbo d'ansia generalizzata, un'ipocondria o ansia da malattia, un disturbo ossessivo, disturbo da stress post-traumatico. Cioè, qui il problema è soprattutto che la persona, diciamo, rimugina, fondamentalmente, rimugina dalla mattina alla sera. Si alza, la prima cosa che fa, inizia a pensare al suo problema, che può essere variabile, un problema, non so, di il timore di ammalarsi, oppure un problema ossessivo, quindi il timore di macchiarsi, di contaminarsi e così via, ma il tema è che ci pensa continuamente, cerca a delle possibili soluzioni, cerca delle possibili soluzioni, pensa continuamente a come evitare questa presunta minaccia. Quindi c'è in questo caso che cosa? Ci sono due problemi su cui poi noi andiamo a lavorare nella terapia cognitiva. Un problema di contenuto di queste idee che per lo più possono essere in qualche modo anche irrazionali. Per esempio, io potrei preoccuparmi oggi il tema è anche un po' il Covid, no? Potrei preoccuparmi che entrando in un supermercato di contagiarmi, eccetera. Il punto qual è? È che adesso non so quante sono esattamente le probabilità di contagiarmi e di ammalarmi di Covid entrando in un supermercato, ma al momento sono sicuramente, indossando la mascherina per lo più, al momento sono sicuramente molto meno che attraversando la strada, diciamo, e quindi avendo ecco, è arrivato il dottor Ruggero, Supposto assente. a cui diciamo Un giorno, alla fine, ecco, mi il sono dottor Giovanni Maria liberato. Ruggero, che è riuscito a liberarsi, appunto, che Due invece che uno. due al prezzo di uno, fantastico. No, il dottor Giovanni Maria Ruggero, che era il relatore inizialmente designato per questo intervento, è subentrato il professor Saracino.
e a questo punto direi facciamo andare avanti il professor Saracino, poi e commentiamo insieme. Il professor Ruggero, esatto, se vuole commentare si inserisca liberamente. Va bene, quindi abbiamo, diciamo, in questa prima parte del, diciamo, c'è tutta una categoria di disturbi che sono legati a un eccesso di rimuginio, diciamo così, e che sono legati per lo più a degli aspetti razionali, quindi diciamo per esempio un calcolo sbagliato delle probabilità, no? Che ci possa essere una qualche minaccia, o anche proprio a dei processi disfunzionali, il fatto che io ci penso continuamente a una cosa e che quindi assume un'importanza forse, anzi sicuramente maggiore rispetto a quella al pericolo reale. Ci sono poi tutta una serie di disturbi in cui invece è prevalente la parte corporea, la parte somatica, per esempio disturbo di panico. Lì il problema non è tanto il rimuginio in sé, quanto che in alcuni momenti io mi spavento delle mie stesse sensazioni corporee. Quindi a un certo punto, non so, inizio a sudare oppure inizio a aumentare il battito cardiaco per vari motivi e vado in ansia perché temo che tutto questo possa essere il segnale di una catastrofe imminente, sto impazzendo, sto morendo, mi sta avvenendo un infarto, eccetera. Poi ci sono dei disturbi in cui è prevalente la parte comportamentale, per esempio nell'agorafobia, nelle fobie specifiche, cioè va tutto bene finché io evito una certa situazione o un certo oggetto, un certo animale o una certa... Quindi fondamentalmente... Sì, spento. Fondamentalmente lì un po' più un aspetto di, diciamo, di evitamento o di controllo di determinate situazioni. E poi ci sono anche delle ripercussioni sul piano sociale, cioè ecco, il disturbo, c'è l'ansia sociale, l'ansia da performance, vari disturbi di personalità con componenti, diciamo, legati all'ansia, che si basano un po' su questo meccanismo, la paura dell'abbandono, la paura di non essere accettati, la paura di voglio dire, di non essere all'altezza degli altri e così via. Disturbi d'ansia, a quanto pare, secondo alcune statistiche, diciamo, conservative, 11 milioni di italiani, però questo è uno studio precedente al Covid, sicuramente le percentuali sono aumentate, 11 milioni di italiani avrebbero disturbi d'ansia conclamati. Se si considerano le forme lievi, la cifra può anche triplicare. Cioè praticamente arriviamo a quasi metà della popolazione ad avere una qualche problematica legata all'ansia. Qui diciamo, stiamo parlando di cifre, cioè il Covid impallidisce rispetto, diciamo, a queste cifre. Proprio un'epidemia che tra l'altro, voglio dire, non accenna a diminuire. E le risorse inoltre sanitarie legate a questo, ad affrontare questo disturbo, questo tema, sono incredibilmente insufficienti, diciamo. Passiamo ora alla terapia cognitivo-comportamentale. Che cosa possiamo fare? Quali sono, diciamo, le linee di intervento rispetto a questo dilagare di questi disturbi d'ansia? Allora, la CBT è considerata a livello internazionale un approccio affidabile e sicuramente di prima linea per i disturbi d'ansia. È il primo approccio che dovrebbe essere considerato per il trattamento dei disturbi d'ansia ancora prima dell'approccio farmacologico. Queste sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E anche, diciamo, può essere utilizzato nei contesti di vita reale, quindi anche in opere di psicoeducazione, non necessariamente in ambito clinico. In una, diciamo, meta-analisi, poi se mi contattate vi posso anche dare poi riferimenti bibliografici, ha dimostrato la CBT di migliorare sensibilmente i sintomi dei disturbi d'ansia anche nei bambini, negli adolescenti, nella terza età, insomma in qualunque situazione in cui vi sia un qualche disturbo legato all'ansia, la CBT può avere un ruolo positivo, diciamo.
su quali assunti si basa il modello CBT? Su quello che in un orientamento della CBT che si chiama REPT, si chiama ABC, no? Però adesso vi faccio uno schema, diciamo, un po' più legato invece all'approccio proprio della CBT di Beck. Lo schema è questo: c'è una situazione attivante, non so, vado al supermercato e mi accorgo che uno è senza mascherina, facciamo un esempio, oppure se, noto che mi è spuntato un neo sulla pelle, oppure so, potrebbe essere noto, mi viene il pensiero che in questo momento potrei impappinarmi e fare una bruttissima figura davanti a voi. Quindi questa è un po' la situazione attivante. Pensieri automatici sono l'interpretazione di queste, diciamo, di queste situazioni. Quindi fondamentalmente sono tutti i pensieri che io ci faccio attorno. Quindi per esempio potrei, entrando nel supermercato, potrei dire, oddio, mi sono sicuramente preso il Covid, adesso anche se sono vaccinato c'è magari una probabilità su un milione che finisco comunque in ospedale, che ansia. Oppure potrebbe essere il pensiero, il neo potrebbe essere una malattia gravissima. Oppure in questo caso potrei fare una bruttissima figura, perdere completamente la mia reputazione, non mi invitano più da nessuna parte e sarei un fallito. Ecco, questo potrebbe essere un esempio di pensieri ansiogeni legati a questa specifica situazione. Naturalmente, l'assunto della CBT è che non è la situazione in sé a causare l'ansia, la nostra reazione emotiva, ma il modo in cui interpretiamo la situazione. Quindi sono questi pensieri che noi ci facciamo attorno. E questo spiega perché su 100 persone, nella stessa situazione, 50 magari avranno una reazione di ansia, di forte ansia, e magari gli altri 50 avranno una reazione non magari preoccupata o anche un po' indifferente, cioè una reazione emotiva diversa. Quindi la reazione ansiosa dipende da questo filtro, dai pensieri che noi facciamo. E la reazione può essere di tipo non solo emotiva, ma anche fisiologica, quindi posso iniziare magari a sudare in questa situazione, posso iniziare a arrossire, no? Mentre sto parlando in pubblico, o comportamentale. Potrei, per esempio, tipicamente evitare la situazione che mi mette in ansia, oppure, come spesso avviene, attuare delle strategie di ipercontrollo. Cioè potrei, per esempio, qui potrei cercare di rimuginare sul fatto che la presentazione è andata bene, oppure c'è anche una forma di soprattutto di controllo mentale, non solo controllo effettivo, ma anche di controllo fisico. Per esempio, se la mia preoccupazione è relativa al neo, potrei fare tantissime visite per cercare di capire di che cosa si tratta. Anche se i medici mi rassicurano, dico, va bene, faccio ancora un'altra per cercare di capire se, per essere certo al 100%. Quindi queste sono strategie di ipercontrollo. Queste strategie di controllo noi notiamo che ce ne sono anche di molto sottili. Per esempio, ci sono delle persone che se devono parlare in pubblico si portano sempre la bottiglietta d'acqua. Non perché, diciamo, può essere, diciamo, un qualcosa che mi aiuta in qualche modo se la gola si secca, ma perché rappresenta un cosiddetto safe behavior. Cioè un comportamento di sicurezza. Io ho paura che potrei, non so, la mia lingua si potrebbe impastare e quindi ho sempre la bottiglietta vicino a me. Ma ce ne sono tanti, diciamo, di esempi che potremmo fare su questi comportamenti. Questo invece è lo schema ABC. Gio, vuoi commentare tu lo schema ABC? Dai, così mi Vabbè, aiuti. così ci alterniamo un po'. Che è un po' la stessa cosa di prima, c'è un evento, alcuni pensieri e le reazioni emotive. Diciamo che questo schema ABC dà un po' più importanza alla reazione emotiva rispetto a quello di prima, per cui sembra che tutto dipende solo da quello che ti passa per la testa. Potrei impappinarmi e quindi la relazione andrà male. Invece in questo ABC si tende anche a chiedere in quella situazione cosa provi, perché in fondo per quest'altro schema che è simile ma diverso a quello di prima, avere una
normale reazione emotiva è appunto normale. Se io devo parlare in pubblico, avere un pochino di attivazione, essere totalmente indifferente sarebbe disumano, anzi sarebbe in realtà sbagliato, perché l'emozione, il corpo e l'emozione mi segnalano: guarda che stai facendo una cosa importante, cerca di dare il massimo. La differenza tra pazienti e non pazienti è che il non paziente usa il segnale in maniera positiva: devo parlare in pubblico, cerco di dare un po' il meglio di me. Quindi il segnale però rimane un po' sgradevole, perché purtroppo è così. Per il paziente quella sgradevolezza è insopportabile, quindi un segnale sgradevole che Diego, tutti noi usiamo per cercare di parlare meglio, per un paziente diventa: non lo tollero, non riesco a sopportare, sarebbe terribile. Vedete, i pensieri in mezzo non sono tanto potrei impappinarmi, che può anche accadere, ma sarebbe terribile se mi impappino. In realtà è per queste persone, questa è la vera differenza, sarebbe terribile provare ansia mentre parlo, invece è perfettamente normale purtroppo. Non deve assolutamente accadere che mi impappino, pretesa, lo vedete? In realtà l'idea non è che non deve assolutamente accadere, la persona pretende di non provare alcuna ansia più che di non impappinarsi. Non tollererei di impappinarmi, o comunque che la mia prestazione non sia assolutamente eccezionale. In realtà è accettabile che sia normale come prestazione, senza scatenare entusiasmi travolgenti, ma per il paziente ansioso, insomma, in generale il paziente è colui che invece utilizza il segnale emotivo come stimolo, come pungolo a fare le cose bene, lo prende come segnale catastrofico. E quindi la terapia può essere di due tipi, come adesso tornerà a spiegare Diego: quella più cognitiva classica, chi l'ha detto che ti impappini, chi l'ha detto che il tuo discorso non piacerà, che può andare bene. Però poi c'è anche la possibilità che a volte nella nostra vita veramente ci impappiniamo, veramente a volte alcune prestazioni nostre vanno male, può capitare di essere bocciati a un esame, può capitare di fare male una cosa. Allora l'idea è anche di tollerare, dice quest'altra terapia, che è una forma di terapia cognitiva un po' più, che accetta anche la catastrofe. Può avvenire che a volte ti impappini. Sì, va bene utilizzare il bicchiere d'acqua per tranquillizzarsi, ma poi accetta anche che a volte le parole ti mancano. Invece il paziente veramente grave non si accontenterà tra l'altro del bicchiere d'acqua, ma continuerà a controllare in continuazione, e paradossalmente, proprio per essere troppo attento a qualunque parolina dice, a qualunque possibilità di impappinarsi, va a finire che parlerà più lentamente, troppo controllato, troppo ansioso, e va a finire magari che si impappinerà. In alcuni casi è molto evidente. Per esempio, il mio paziente musicista, contrabbassista, lui mentre suonavano chiedeva continuamente al batterista: sto suonando bene? E gli feci notare: scusi, se però lei mentre state suonando chiede al batterista sto suonando bene, secondo lei cosa potrebbe accadere? Beh, controlliamo che stiamo suonando bene. Sì, ho capito, però è anche vero che probabilmente il batterista e lei stesso, forse è meglio un po' di incoscienza, perché se contemporaneamente mentre suoni ti poni il problema sto suonando bene, potrebbe accadere ad esempio che, ecco, questa è una cosa che facciamo, trasformiamo una spiegazione in una domanda per cercare di far arrivare il paziente da solo a ragionare. Se proprio non ci arriva, glielo diciamo noi: potrebbe accadere che perdete il tempo. Se mentre suonate vi ponete il problema stiamo suonando bene, potreste perdere il ritmo, andare fuori o comunque suonare peggio. In generale tutti i pazienti fanno così: per controllare troppo fanno le cose peggio. Per avere la certezza, se noi adesso volessimo la certezza assoluta che vi stiamo piacendo,
secondo per secondo in ogni momento, invece di parlare, Diego, potremmo chiedere in continuazione come sto andando, le sto piacendo? No, oppure peggio, io potrei cercare di vedere sul volto di ciascuno di voi se siete interessati o se siete annoiati, questo è ancora peggio. Sì, però... Poi questi pazienti confondono una semplice occhiata di attenzione per un giudizio negativo. Perché mi guardano così attentamente? Non so, forse perché sta parlando in pubblico. No, ce l'hanno con me. E così però non è uscito. Alla fine la loro soluzione è: allora me ne sto a casa, così sono al sicuro. Si procurano questo sollievo momentaneo, però è chiaro che alla lunga le cose non vanno bene. Quindi studenti che smettono di andare a fare gli esami all'università, pazienti ossessivi che passano un'ora a casa, arrivano un'ora di ritardo, anzi ore di ritardo sul lavoro per essere sicuri di essersi lavati bene, pazienti rabbiosi che litigano con i colleghi, con il collega batterista perché non si capisce bene se sto suonando bene, così questo genere. Vabbè, adesso restituisco la parola a Diego. Allora, quali sono i meccanismi che secondo la CBT sono alla base dei disturbi d'ansia? Vediamone qualcuno. Allora, sono cinque principalmente i fattori. Un primo fattore è rappresentato dalla sovrastima del rischio e sottostima delle risorse, focalizzazione dell'attenzione, ansia dell'ansia, evitamento, comportamenti di sicurezza e safety behavior. Vediamoli brevemente. Allora, questo primo meccanismo è che, a differenza, diciamo, del non paziente, quindi di chi non ha un disturbo d'ansia, i pazienti con disturbo d'ansia sovrastivano il rischio, la percentuale di rischio, quindi fondamentalmente il punto non è: sono in un supermercato, c'è un tizio a 50 metri senza mascherina, potrei forse aver preso il Covid. Il punto è: ho preso sicuramente il Covid. Cioè, se il paziente gli viene il pensiero ossessivo, la porta potrebbe essere aperta e quindi potrebbe svilupparsi un incendio alla porta di casa. Il tema non è forse, il tema è sicuramente sarà così. Quindi diciamo molto probabilmente sarà così. Cioè c'è una sovrastima del rischio. Però c'è anche un'altra cosa, una sottostima delle proprie risorse. Cioè io potrei per esempio pensare che sicuramente farò una figuraccia davanti a voi, che sicuramente mi impappino, però a ben vedere potrei anche dire: va bene, se succede me la posso cavare, posso dire scusate, posso allontanarmi, posso bere un bicchiere d'acqua. Per i pazienti questo non è possibile, cioè temono comunque di non riuscire ad affrontare la situazione se si dovesse verificare. Quindi si sentono disarmati, se dovesse accadere sarebbe terribile, sprofonderei davanti a tutti e finirebbe il mondo fondamentalmente. Quindi c'è questo doppio, diciamo, canale che è micidiale per i pazienti. Un altro meccanismo che si osserva è che proprio è un meccanismo dell'ansia. Il paziente entra in uno stato di ipervigilanza e pensa continuamente a quella roba lì, a quella minaccia lì. Quindi cioè si mette come in una situazione di check compulsivo. Per esempio la mattina inizia a dire: come mi sento? Mi sento bene? Mi sento male? Mi fa male qualcosa? E cose di questo tipo. Oppure sei ipocondriaco. Oppure, come dicevamo prima, si mette a vedere, a cercare ogni segnale se le cose stiano andando bene oppure no. La gente mi presta attenzione, oppure vuoi vedere che mi sta alzando, vuoi vedere che sto arrossendo in questo momento, non sia mai che adesso mi viene quella brutta sensazione di mani sudate e così via. Questo fanno molto spesso i pazienti con ansia sociale. Poi ci sono anche, cioè questo li porta a interpretare anche situazioni neutre come potenzialmente pericolose. Per esempio un mio paziente con una fortissima ansia sociale, lui non va in bicicletta perché teme che la gente, adesso andando per strada, possa pensare che lui è ridicolo, che diciamo è una persona brutta o ridicola. Quindi questo è un pochino il suo tema. Quindi fondamentalmente
Ora, una situazione assolutamente neutra. Voi immaginate, stiamo camminando per strada, andiamo a vedere la gente in bici a pensare se sono brutti o sono ridicoli. Questo è un pensiero che fa il paziente, ma non è, è completamente slegato dalla realtà. Però per lui questa situazione neutra è minacciosa, quindi anche andare in bici è una situazione che lo mette in forte ansia. Come vi dicevo, questa ricerca continua è legata non solo alle situazioni esterne, ma anche e soprattutto ai segnali interni. Quindi il paziente, soprattutto con ansia sociale, è molto attento a segnali interni, se sta sudando, se sta tremando, se si sta impappinando, se sta parlando bene, eccetera, eccetera. Oppure se il problema è un disturbo di panico, se gli sta venendo la fitta, se c'è il bruciore di stomaco e così via. Il problema di questa focalizzazione dell'attenzione è che impedisce di stimare la reale entità della minaccia esterna, perché io sono tutto preso da questi miei pensieri e non mi rendo conto che magari la platea è anche benevola e che ci sono anche dei segnali positivi, per esempio. Oppure se banalmente un medico mi dice che è tutto a posto, sono in salute, comunque sono così preso da questo, dico ma io ho la fitta qui, quindi vuol dire che non è vero quello che mi sta dicendo il medico. E riduce anche la performance, perché ovviamente se sono preso da questi pensieri, come diceva Giovanni giustamente, aumenta la probabilità che io mi impappini. Altro meccanismo perverso è l'ansia dell'ansia. L'ansia ha degli effetti fisiologici e quindi diventa se stessa una minaccia. E quindi fondamentalmente il paziente ansioso si spaventa della sua stessa ansia. Questo è il meccanismo. Quindi fondamentalmente quando io, giustamente dice Giovanni, io sono attivato perché ho un importante intervento oppure un esame importante all'università, il tema non è che dico vabbè è normale che sia un po' in ansia, il tema è che io mi spavento di questa mia reazione e mi metto in cerca di ogni segnale di questa reazione, no? E quindi si crea questo circolo vizioso per cui io posso avere un trigger ansiogeno, per esempio questa presentazione, inizio a sudare, per esempio, sintomi legati all'ansia, inizio a dire sudare è una cosa pericolosa perché oltre a farmi fare brutta figura, quest'ansia potrebbe durare all'infinito e non smettere più, e quindi fondamentalmente mi agito ancora di più, fondamentalmente si crea il circolo vizioso. E poi ci sono gli aspetti comportamentali. La terapia non è solo cognitiva, non è solo quello che penso ma anche quello che faccio, quindi alla base del mio problema. Quindi fondamentalmente le strategie di coping, cioè le strategie per affrontare la situazione, possono essere di evitamento per giù nel caso dell'ansia. Quindi potrei evitare la presentazione, potrei trovare una scusa, potrei non andare all'esame, potrei evitare il supermercato perché ho paura di contagiarmi, potrei evitare di uscire perché ho paura della polvere, cose di questo tipo. Oppure, come dicevamo prima, forme più sottili di evitamento e di controllo, come i cosiddetti safety behavior. Per esempio, stringere forte un bicchiere a una festa per evitare che gli altri si accorgano che sto tremando. Oppure il mio paziente, quando andava al supermercato, il suo timore era di cadere, di perdere l'equilibrio, tra l'altro effetto legato all'ansia, e quindi stringeva fortissimo il carrello quando andava al supermercato. Questo era un safety behavior. Naturalmente nel nostro accertamento, nel nostro ABC, noi siamo molto attenti a individuare questi safety behavior. Quindi dobbiamo cercare di capire effettivamente, di ricostruire che cosa, non solo che cosa pensa il paziente, ma anche che cosa fa e che cosa non fa rispetto, diciamo, a quello che ci si potrebbe attendere. Quindi naturalmente, ecco, questa è una cosa importante, i comportamenti di evitamento
e i safety behavior possono essere anche comportamenti mentali. Questo è un altro meccanismo abbastanza perverso. Cioè, ci possono essere delle forme di evitamento mentale. Non ci voglio pensare a questa cosa. Quindi la procrastinazione, no? Non ci penso. Oppure delle forme di controllo mentale, cerco di ricostruire interiormente che cosa ho fatto al supermercato per cercare di capire se mi sono preso il Covid oppure no, per fare l'esempio precedente, e così via. Quindi da un certo punto di vista lo stesso rimuginio può essere una conseguenza, una strategia per controllare quello che io tengo. Per esempio, molti pazienti quando guidano la macchina fanno tantissimi comportamenti di sicurezza, per esempio tenere saldamente il volante per timore di avere un mancamento, guidare solo sulla corsia di destra. Molte persone, ma non solo pazienti con disturbi d'ansia, per esempio in autostrada evitano di sorpassare i camion. A ben vedere questo è un safety behavior, perché qual è la ratio alla base? Temo di che possa o il camion venirmi addosso, improbabile, oppure che io perdo in qualche modo il controllo e finisco addosso al camion. Quello è anche più probabile, se vogliamo. E così via. Alzare l'aria condizionata, abbassare i finestrini per timore di, soprattutto i pazienti con il panico, eccetera. Volevi aggiungere qualcosa, Giovanni, qua su questi meccanismi? O andiamo direttamente al trattamento? Volevi parlare un po' tu del trattamento? Beh, il trattamento è un po' lavorare sui pensieri. Un aspetto può essere la probabilità, che comunque come mossa iniziale è sempre buona, nel senso che noi cerchiamo di far collegare di più il paziente alla probabilità della minaccia, proprio come fattore esterno, al di là del suo stato interiore. Alcune volte, alcuni di questi eventi effettivamente sono improbabili. Il numero in autostrada, in realtà gli incidenti ci sono, eccetera, eccetera. Tuttavia il paziente sembra ossessionato da una sorta di eventualità per cui l'incidente è qualcosa di estremamente frequente. Ma gli facciamo notare, lui stesso, se è venuto in terapia da noi, in fondo ritiene che l'autostrada non sia poi un luogo tipo un safari con le belve, sia un luogo accessibile, quindi a lui stesso ci sta chiedendo di avere meno timore dell'evento. Il secondo però può essere anche la gestione dello stato emotivo. È vero che alcuni eventi sono improbabili, incidenti, eccetera, eccetera. È anche vero che potrebbero accadere, che noi andando in autostrada accettiamo il rischio in fondo. Lo riteniamo minimo, tutto quello che vogliamo, però da un altro punto di vista lo tolleriamo. Quindi lo tolleriamo come evento. A un terzo livello ancora lo tolleriamo come stato emotivo. Per lei andare in autostrada per una serie di ragioni comunque l'attiva un po' emotivamente, la fa sentire un po' nervoso. Ma questo è intollerabile? Le è mai capitato veramente di svenire mentre guidava? Per esempio una paziente che aveva questo mi disse: avevi un tale attacco di panico e poi cosa accadde? Che rallentai, andai in una piazzola, chiamai l'ACI, sì, eccetera, eccetera. Quindi le feci notare che da una parte è vero che si nervosì tantissimo, dall'altra feci notare, però lei rallentò, decise di accostare, tra l'altro le piazzole in autostrada sì sono frequenti, però non è che siano proprio uno ogni 10 metri, bisogna fare comunque un chilometro se non erro, cioè, se voi ci fate caso quando siete in autostrada, se voi decidete adesso voglio accostare una piazzola, non è che la trovate proprio subito, dovete fare alcune centinaia di metri. Poca roba, ma in teoria se c'è un attacco di panico non avremmo la possibilità di fare questa operazione. Il vero attacco di panico in realtà è molto più gestibile di quanto pensa il paziente, quindi gli facciamo notare, lei non è che è svenuto di colpo, ha deciso di rallentare, ha deciso di aspettare la prossima piazzola, ha
ha parcheggiato, ha chiamato l'ACI, tutto questo non significa esattamente lei è svenuto o svenuta. Così, insomma, tutto più gestibile di quello che ritiene. Quindi lavoriamo questi tre livelli. Il quarto livello, infine, è il comportamento, come diceva Diego. Chiaramente, dice, ma come si fa a convincere una persona a fare qualcosa di cui ha paura? Beh, teniamo conto che la persona è venuta in terapia, quindi sì, da una parte ha paura, però dall'altra questo paziente è la prima persona che ha voglia di provarci, quindi non dobbiamo ritenere. Poi chiaramente bisogna negoziare, non vai subito a Reykjavik in automobile, ma dunque vediamo finora dove può arrivare, cosa potrebbe fare questa settimana che finora non ha fatto, ma che sia fattibile, quindi non è che ci buttiamo subito. In genere questi pazienti hanno un percorso fisso, vado solo al lavoro passando per via Ripamonti, in cui c'è la pizzeria, sì, del mio amico, in cui se c'ho un mancamento mi fermo dal mio amico. Avevo una paziente che non prendeva l'autostrada, però le superstrade sì. Tra l'altro doveva andare un giorno tipo a Pavia e fece tipo tutto un percorso interno, fece col navigatore, escluse l'autostrada, ma secondo me ha fatto un percorso molto più pericoloso dell'autostrada, perché era una superstrada senza corsia d'emergenza, eccetera. Quindi fondamentalmente è questo un po'. Sì, però noi negoziamo, poi non è che subito la prima seduta. Allora, dove potrebbe andare, dove finora non è andata da un bel po', però se la sente di farcela questa settimana. Il ponte della Ghisolfa, mi disse uno. Poi una settimana, allora è andato sul ponte? No, per la verità sono andato, l'ho visto da lontano, sono tornato indietro. Vabbè, comunque ci è arrivato lì, prima non ci arrivava nemmeno. Cosa ha pensato quando è tornato indietro? Ho pensato che poteva venirmi un mancamento sul ponte della Ghisolfa, chissà perché poi ride. Ma lei ha cominciato proprio a sentire questo indebolimento, questo annebbiamento? No, ho solo deciso di tornare indietro. Ma effettivamente adesso che ci penso con lei potevo anche andare avanti. Allora riproviamoci questa settimana. Insomma, tutti a un certo punto poi vanno in tangenziale, questo è un... vanno in autostrada, arrivano a Trezzo sull'Adda, c'è sempre, chissà perché, superare il Ticino e l'Adda per molti è un momento fondamentale, oltre, vabbè, si vede, forse gli mette ansia l'antico confine con la Repubblica di Venezia, gli mette ansia, allora andare nel Regno del Piemonte e nella Repubblica di Venezia è un grande passo avanti, arrivano a Bergamo, cose di questo genere. Ma il ragionamento è sempre, vede che può tollerare l'ansia oltre che non succede nulla, e quei comportamenti di sicurezza possono anche diventare un piccolo aiuto se usati bene. Se diventa un'ossessione è un blocco, se invece è guardi mentre guida, stia, lei è troppo rigido sul volante sicuramente, ma al tempo stesso se mantiene un controllo sul volante, la sensazione tattile, però senza avere tutti questi muscoli irrigiditi, si rilassi anche, però al tempo stesso si rassicuri che lei ha un buon controllo, eccetera, eccetera. Faccia caso al suo respiro, rallenti il respiro, insomma una serie di condotte. Quindi alla fine lavoriamo su questi quattro livelli. Quindi... quanto ai pensieri sulla probabilità, anche sull'accettazione del rischio, sull'accettazione dell'emozione e infine di provarci. Allora, quindi diciamo, riassumendo, gli interventi cognitivi, gli esempi anche che ha fatto il dottor Ruggero, si riferiscono a quello che nella CBT si chiama questioning, no? Cioè poi l'analisi delle probabilità che si possa verificare lo scenario temuto, nell'esempio il mancamento mentre si guida. E fondamentalmente si raccolgono delle prove, si sviluppano spiegazioni alternative, si decatastrofizza, diciamo, la situazione, perché poi, per esempio, nel panico, no, spesso i pazienti arrivano dicendo ma questa è stata una sensazione terribile, proprio penso che la prossima volta potrei morire, no, se mi ritornasse questa sensazione. E anche banalmente un intervento di psicoeducazione in cui cerchiamo di spiegare che non si muore per questa cosa,
diciamo, questo può essere già molto utile. Per esempio, rispetto al discorso del mancamento, la sensazione di mancamento nell'ansia è una sensazione frequente che è legata, diciamo, all'irrigidimento dei muscoli, del tono muscolare fondamentalmente, però è anche molto improbabile che si svenga per l'ansia, perché c'è l'adrenalina lì e quindi alla fine è tutta una sensazione. Però gli facciamo notare, ma lei effettivamente mai svenuto quando aveva un problema di ansia. E quando il paziente inizia effettivamente a riflettere su questa cosa, può essere già una prima forma di intervento. Poi va bene, ci sono tantissime altre tecniche, cioè in un manuale di CBT trovate almeno 500 tecniche, quindi adesso oggi non ne possiamo parlare di tutte queste tecniche. Si usa molto per esempio l'analisi costi-benefici delle situazioni sul piano cognitivo. Però ecco, la cosa, diciamo, fondamentale è mettere in discussione un po' tutto l'assetto cognitivo secondo un esercizio di ristrutturazione cognitiva, si chiama proprio così. Cioè, a volte i pazienti, soprattutto molto ossessivi, con problemi di ansia radicati nel tempo, a volte è molto, diciamo, il pensiero è molto distorto, no? È molto negativo, è molto, diciamo, attento anche proprio ai dettagli e vede catastrofi sempre dietro l'angolo. Quindi è un'opera anche un po' di ristrutturazione di questi aspetti. Come dicevamo prima, gli esperimenti comportamentali sono anche questi molto importanti e nell'ansia si tratta soprattutto di esercizi di esposizione. Esercizi di esposizione possono essere di due tipi teoricamente, a seconda dell'approccio CBT che utilizziamo. Esercizi di esposizione per immersione e esercizi di esposizione graduali. Cioè, a volte, per esempio, nell'ansia sociale, il paziente potrebbe essere disposto a collaborare, a fare degli esercizi in cui proprio si lancia in determinate situazioni. Quindi, per esempio, se il suo timore di parlare con qualcuno in pubblico, accetta magari di lanciarsi, un po' come quando uno non sa nuotare, dice vabbè, mi lancio a mare e vedo che riesco a fare. Questo è un esempio. Però è molto più frequente un esercizio invece di esposizione graduale, per cui noi per esempio partiamo, diciamo, da esposizioni immaginative. Per esempio potremmo ricostruire in seduta la situazione temuta, immaginare quindi di trovarsi alla festa e di parlare con qualcuno, quindi potremmo fare anche del role playing in seduta. Oppure banalmente, se la fobia per esempio dei ragni, no, potremmo iniziare mostrando dei ragni sul video. Per esempio a me è capitato di una terapia con una paziente che era una studentessa di medicina che aveva paura degli aghi, più esattamente paura di svenire facendo, diciamo, la puntura. Però poi a ben vedere lei aveva anche questa sensazione proprio di disgusto, in particolare delle vene, cioè nel vedere le vene, il blu della vena, fondamentalmente un po' questo. Quindi la terapia ha iniziato mostrandole su YouTube dei video di persone che fanno la puntura, che prelevano il sangue, il prelievo del sangue. Su YouTube ci sono video anche di infermieri che mostrano come fare questo prelievo. E quindi lei all'inizio aveva una reazione molto, molto disgustata, ma anche molto, diciamo, ansiosa. Poi, dopo aver visto 3-4 video, piano piano si è calmata, l'ha iniziata a vedere come una situazione normale. E poi mi ha raccontato, piano piano, che è riuscita a... il passo successivo dell'esercizio è stato quello di comprare una siringa in farmacia, lei non toccava nemmeno le siringhe a quel punto, e poi di fare la sua, diciamo, alla fine è capitato che ha fatto il suo prelievo. Chiudo con... ci sono anche degli interventi fisiologici che possono essere utilizzati utilmente nel trattamento dell'ansia, che però non devono essere utilizzati come dei safe behavior, cioè come la panacea a tutti i mali. Cioè c'è un po' il paradosso per cui il paziente
Per esempio, quando è in ansia inizia a respirare lentamente, no? Lo vediamo anche nei film, no? Il paziente che cerca di calmarsi, eccetera. Questi esercizi in realtà dovrebbero essere un po' delle sane abitudini, noi dovremmo respirare lentamente sempre, il più possibile, la mattina, non quando siamo in ansia, magari quando siamo in ansia è anche un po' troppo tardi. Quindi, fondamentalmente, l'idea è quella di aiutare il paziente a abbassare un po' il tono emotivo. Quindi, questo naturalmente può essere fatto con diversi tipi di esercizi, rilassamento muscolare, che si apprende in seduta, respiro lento e poi la pratica della mindfulness, di cui sicuramente parlerete, diciamo, in altri interventi. La respirazione lenta, banalmente, si cerca di aiutare il paziente a respirare con diciamo, una respirazione diaframmatica con dei respiri lenti. Si trovano anche delle app che aiutano a fare questo tipo di respirazione. Questo ha l'effetto benefico di rallentare la frequenza cardiaca e quindi il tono. A quanto pare la respirazione lenta è l'ansiolitico più efficace, è un ansiolitico efficace almeno al pari degli ansiolitici, diciamo, chimici delle benzodiazepine. Quindi praticare regolarmente questo tipo di esercizio già sarebbe un buon intervento. I pazienti invece respirano male, soprattutto i pazienti ansiosi, respirano in maniera superficiale, respirazione toracica, eccetera. Rilassamento muscolare isometrico, stiracchiarsi. Io dico spesso ai pazienti, lo sa perché i gatti secondo lei sono ansiosi? Diego, perdonami, devo chiederti di andare in chiusura perché il tempo stringe Ah, poi ok. sulla scaletta. Vabbè, racconto solo questa cosa dei gatti, che è carina. Perché i gatti non sono ansiosi? Vabbè, perché non rimuginano e perché si stiracchiano ogni tanto, cioè allentano la tensione. Quindi anche noi dovremmo prendere questa sana abitudine di stiracchiarci ogni tanto. Va bene, finisco con questo. Grazie mille.